Se sei un lavoratore dipendente del settore privato ed entro il 30 settembre hai raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, dal 1 gennaio puoi rimanere al lavoro e scegliere il super bonus, cioè un aumento in busta paga esente da tasse che può raggiungere oltre il 50% del tuo stipendio netto. Vuol dire che su uno stipendio di 1.000 euro netti al mese ne avrai 425 in più, o 1.290 se il tuo netto è di 2.500 euro. La procedura è semplice e veloce. Presenta il modulo al tuo datore di lavoro e all'Istituto di Previdenza. Per informazioni 803-164 oppure www.welfare.gov.it. Restare al lavoro. Scelta di convenienza. Una grande cappuccetto rosso. È stato difficile recitare a fianco di un compagno, Luigino, che ti sta antipatico e che ti ha anche tirato i capelli? Sei importante per te, è importante per noi. Ogni minuto che passa siamo sempre più distanti. Se non mi dimostra davvero che mi ama, ha chiuso. Mi piacerebbe fare il viaggio di nozze che non ho mai potuto avere. Dopo tanti anni il mio desiderio più grande è rivedere mio figlio. Ma come ci arrivo in America? Mi piacerebbe danzare al teatro dell'opera, gremito di gente. Mi piacerebbe che questo treno realizzasse i loro desideri. È in arrivo il treno dei desideri. I tuoi sogni diventeranno realtà. Pubblicità. Stanchezza. Ormai non scappa più, gli stiamo chiudendo la morsa intorno. Voglio vedere in faccia questo qua che ha fatto sparire quei fusti maledetti. E anch'io l'amo, da molto più tempo di te. E lei ama me. Tony, che vuoi? E te levi di mezzo. L'unica cosa, non bisogna restare sott'acqua, altrimenti... Muori o ti ammazza trattenendoti sotto. Per lui la storia non è ancora finita. Per me sì, invece. Ma perché questi prite torna in ballo proprio adesso? Non lo so, è quello che dobbiamo scoprire. Dobbiamo cercare anche qua, in casa nostra. Ha trovato Tony, siamo usciti insieme. Sei perdita, sorellina. Gente di mare, questa sera alle 21, Rai 1. Entra la corte. Chiediamo il massimo della pena. Ritorna dopo il successo della prima serie. Se le cose fossero andate diversamente. Me lo dimostri e io riapro il caso. Sei sentenze già scritte da ribaltare. Lei sarebbe la famosa anatomopatologa specializzata di Boston. Lei è il famoso Robin Hood del Faro. Sei nuovi casi per lo studio legale Tasca. Poteva colpirlo da quella distanza. Quindi non ha sparato per difendersi. Ma per uccidere. Sebastiano Summa, Barbara Livi, Loredana Cannata. Deve pagare per tutto il male che ci ha fatto. Sono tornata per questo. Un caso di coscienza 2. Giovedì alle 21 su Rai 1. Voglio solo la verità. Buon pomeriggio. Alle 17.15 il film commedia Un Natale indimenticabile. Alle 18.50 Amadeus con l'eredità. Alle 20 le notizie del TG1. E alle 20.30 l'approfondimento di Batti e Ribatti con Riccardo Berti. Alle 20.35 Pupo giocherà con il nuovo concorrente di Affari Tuoi. Alle 21 in prima visione potrete assistere alla quinta puntata della serie Gente di Mare con Lorenzo Crespi e Vanessa Gravina. Le indagini di Guardia Costiera e Carabinieri portano ad una importante conclusione. Dietro al furto dei fusti, all'incendio del deposito, alla morte del custode Rinaldo e al ferimento del piccolo Totò c'è Vito Scibicca, un affiliato all'Andrangheta. Arrivederci e buona visione. Pubblicità. Da una passione vera, il caffè più autentico. Buoni o cattivi, noi
Comunque sono convinto che i buoni siano di più. Io quindi... sono cattivo. Tu sei un cattivo. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé. Rai 1 e Speciale TG1 presentano Vasco Rossi, buono o cattivo? Un programma in cui Vasco Rossi racconta la sua storia e le sue canzoni. Questa sera alle 23:15 su Rai 1. Ho straparlato. Ogni minuto che passa siamo sempre più distanti. Se non mi dimostra davvero che mi ama, ha chiuso. Mi piacerebbe fare il viaggio di nozze che non ho mai potuto avere. Dopo tanti anni il mio desiderio più grande è rivedere mio figlio. Ma come ci arrivo in America? Mi piacerebbe danzare al teatro dell'opera, gremito di gente. Mi piacerebbe che questo treno realizzasse i loro desideri. È in arrivo il treno dei desideri. I tuoi sogni diventeranno realtà. Situazione. L'Italia è interessata da una circolazione di aria umida e instabile. Tempo previsto per domani. Al nord coperto con precipitazioni sparse su tutte le regioni a prevalente carattere nevoso ed anche in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Al centro e sulla Sardegna coperto con precipitazioni sparse più frequenti su Lazio, Umbria e Marche. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi a quote intorno ai 600-800 metri. Al sud e sulla Sicilia, molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco e localmente di forte intensità sulla Campania e sulle coste tirreniche di Basilicata e Calabria, specie nella seconda parte della giornata. Neve sui rilievi a quote intorno agli 800.000 metri. Temperature in diminuzione al nord, stazionari al centro-sud. Venti deboli nord-orientali al nord, da deboli a moderati sud-occidentali al centro-sud, tendenti a forti dal pomeriggio sulla Sicilia occidentale, sul versante tirrenico di Calabria e Basilicata e sulla Puglia meridionale. Mari poco mossi il medio-alto Adriatico e localmente sotto costa il Ligure e il Tirreno settentrionale. Agitati il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio. Mossi o molto mossi i restanti mari. Meteo 1, con la partecipazione di Rovagnati, prosciutto cotto, gran biscotto. Pubblicità. Per 18 anni ha percorso l'Europa a cavallo, a capo di una grande armata, lasciando dietro di sé ferite profonde, ma anche seminando idee e fermenti nuovi. Come un giovane ufficiale può conquistare il potere diventando monarca assoluto e come può perderlo in modo catastrofico. Colpi di Stato, battaglie, amore, vendetta. Napoleone, seguendo la grande armata, mercoledì alle 21 su Rai 1. Entra la corte. Chiediamo il massimo della pena. Ritorna dopo il successo della prima serie. Se le cose fossero andate diversamente. Me lo dimostri e io riapro il caso. Sei sentenze già scritte da ribaltare. Lei sarebbe la famosa anatomopatologa specializzata di Boston. Lei è il famoso Robin Hood del Faro. Sei nuovi casi per lo studio legale Tasca. Non poteva colpirlo da quella distanza. Quindi non ha sparato per difendersi. Ma per uccidere. Sebastiano Somma, Barbara Livi, Loredana Cannata. Deve pagare per tutto il male che ci ha fatto. Sono tornata per questo. Un caso di coscienza 2. Giovedì alle 21 su Rai 1. Voglio solo la verità.